Daniel, Tiger è qui con te. È arrivato Daniel. Grazie. Il giardino del principe Mercoledì è decorato per il suo compleanno. E guarda, ci sono tutti i miei amici. E ora giochiamo a attacca la coda a Bunny. È l'ora del coniglietto. Sembra molto divertente. Molto bene, Chrissy vi spiegherà le regole. Allora, ecco come si gioca. Quello è il coniglietto Bunny. Gli manca la coda. Per prima cosa, chi sta sotto parte da qui, con gli occhi chiusi, non si può guardare. Provo io per prima, miau miau. Miau 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 miau. Non devi sbirciare. Però prima di cominciare, un altro ti farà girare. Lo faccio io. Gira. E gira, gira, gira. Miau wow. Gira. Ora devi cercare di mettere la coda a Bunny proprio sul punto dove dovrebbe averla. Wow! Dove sto andando? Eccomi, arrivo, Bunny! Ci sei quasi! Fuochino! Wow, miau, miau! Non vedo dove sto andando, non vedo niente! Bravissima, Caterina, ce l'hai fatta! Miau, miau, yeah! Chi vuole provare ora? Oh, io! Tieni, ecco a te la coda, Daniel! Io ti farò regalmente girare! Oh. Gira e gira e gira e vai! Bunny, sto arrivando da te! Oh, oh. Dove ti sei nascosto, Bunny? Ecco qua! Ce l'ho fatta! Daniel, hai messo la coda sulla testa del coniglietto! Tocca a me, tocca a me! Chi è che mi fa girare? Lo faccio io, miau miau! Gira e gira e gira e vai! Dove sei, Bunny? Qui, forse! Ehi! L'ho preso! Beh, sì, hai preso me! Ops! Giocare con gli amici alle feste di compleanno è bello, mi rende così felice! Puoi cantare la canzone felice! La tua felicità! Cantarla sempre tu potrai! Oh, sì, mi piace! La tua felicità! Cantarla sempre tu potrai! Bupsi bupsi bup! E ora è il momento di giocare a il ballo regale dello stop! Quando c'è la musica dovete ballare tutti, ma quando la musica si ferma, stop anche voi! Wow. Ballate! Stop! Ballate ancora! Stop! Ballate! Bravi, ottimo lavoro di squadra! Ora vi va di fare il vostro regalo di compleanno per la maestra con la plastilina? Sì! Io userò quella arancione! Io prendo quella blu! Io farò qualcosa con la plastilina gialla! Io invece con questo verde principesco! A me allora resta il rosso, miau miau! Io credo che farò un serpentosissimo serpente! Io invece potrei fare una palla! Oppure un frisbee! Io invece credo che farò... Sì, farò una bella torta! È una buona idea, miau miau! Anch'io le voglio fare una torta! Che bello! Grandioso! Mi è venuta un'idea! Come regalo, perché non le facciamo una grande e meravigliosa torta arcobaleno? Miau miau! Ma io ho solo questa plastilina rossa, miau miau! Non riuscirò mai a fare una torta arcobaleno con un colore solo! Oh! Ho trovato! Possiamo lavorare tutti insieme come abbiamo fatto con i festoni! Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri! Questa sì che è una grande idea! Io metterò il rosso per la base! E ora l'arancione! Ed ecco qui la plastilina gialla! Arriva il verde! E il blu! Fatto! Grandiosa! Così è veramente è perfetto! È proprio bella! Arcobalenosissima! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo lavorato insieme per fare una torta arcobaleno! Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri! Ottimo lavoro, amici! Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri! Insieme vedrai, è meglio! Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri! Insieme vedrai, è meglio! Torta voglio fare, dopo decorare. Voglio costruire un fortino da solo. Ma con gli amici potrai farlo, dai. Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri. Insieme vedrai, è meglio. Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri. Insieme vedrai, è meglio. Io devo sollevare questo cesto, ma è pesante. Ma
se chiedi aiuto, più facile sarà. Chiedi un aiuto, dai, agli amici tuoi. Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri. Insieme vedrai, è meglio. Se non riesci a farlo tu, chiedi agli altri. Insieme vedrai, è meglio. Oh, anche tu hai sentito cantare. Mi sembra che sia la maestra Harriet. La maestra Harriet sta arrivando. Dobbiamo nasconderci tutti. Nascondiamoci, presto anche tu, Caterina. Io mi nascondo qui. Aiutaci a fare una sorpresa alla maestra. Quando la vedrai arrivare, di con noi, sorpresa. Sei pronto? Ma che cosa succede? Sorpresa! Per davvero? Sì. Per davvero, è proprio una sorpresa. Ma guarda che bell'arcobaleno, mi piacciono tanto gli arcobaleni. Abbiamo lavorato tutti insieme per riuscire a farlo. E le abbiamo fatto un regalo speciale con le nostre mani, miau miau. Oh, guarda, una torta arcobaleno con la plastilina. L'avete fatta davvero voi? Sì! Abbiamo lavorato insieme! Questo è un regalo veramente bellissimo! Vi ringrazio per aver reso il mio compleanno così speciale! Buon compleanno, maestra Harriet! Qui ci vuole una candelina! E adesso dobbiamo cantare! Tanti, tanti auguri, maestra Harriet! Un buon compleanno da noi! Esprima un desiderio! Grazie! Hai mai lavorato in squadra per fare qualcosa insieme? Tu cosa hai fatto? Noi abbiamo fatto un arcobaleno e una torta di plastilina. La maestra Harriet è stata tanto contenta. Naso, naso. Sei pronto? Ta-da! Buon compleanno! Grazie! Bucci, bucci, bu-bu! Dai, andiamo! Bucci, compleanno! Buon compleanno, principe Mercoledì! Te lo dico al contrario! Grazie! Al contrario! Buon compleanno! Al contrario! Buon compleanno, principe Mercoledì! Grazie, Bucci, Bucci, Bu! Maestra Harriet, è ora della mia festa di compleanno e della mia buonissima torta alle fragole! Le fragole sono il mio frutto preferito! Per la festa di compleanno e per la torta manca ancora un pochino di tempo! So che per voi è difficile attendere una festa così speciale, ma adesso è il momento della scelta. Va bene. Va bene, Bucci. Bucci, Bucci, Bucci. Dai, andiamo a giocare. Ehi, Daniel, va tutto bene? Io credo di stare per starnutire un'altra volta. Io sto per... Se tossisci o starnutisci, il tuo braccio devi usare. Quando hai finito, le tue mani devi lavare. Così, esatto. Ora laviamoci le manine. Va bene. Adesso lavo bene le mani e le asciugo. Ora che ho le mani pulite posso ritornare a giocare. Ma certo, Daniel. Sì, così va bene. Proprio è così. È il momento di andare a giocare con Gu e Caterina. Andiamo! Miau miau, Daniel, benvenuto nella nostra pasticceria. Oh, che bello! Che cosa preparate? Una torta di compleanno alle fragole! Oh, come quella per la festa di compleanno del principe Mercoledì. Posso aiutarvi anch'io? Sì, miau miau. Sì. Va bene, io farò la mamma pasticcera e voi sarete i miei piccoli aiutanti. Io posso fare l'aiutante che sta seduto. Ho tanta voglia di sedermi. Va bene, Daniel, miau miau. Così puoi tenere la ciotola. Da che cosa cominciamo, Gu? Vediamo, per fare la torta di fragole ci servono le fragole. Ecco qua le fragole, miau miau. Poi servono tutti gli altri ingredienti della torta. Ed ecco qua gli altri ingredienti. Perfetto, così va bene. E ora, Daniel, tu devi mescolare tutto. Mescola. Ora basta. Dobbiamo versarla. Daniel, tocca a te versarla. Va bene. Versa. E adesso è pronta per essere messa in forno. Grazie mille. Dobbiamo solo aspettare che faccia ding. Il ding è la mia parte preferita. Anche la mia. Oh, mi siederò per un po'. Avvisatemi per il ding. Quando è pronto. Va bene. Questa torta è buonissima. Ecco, trovate il bello. Adesso non sono più triste. Mi sento molto meglio. Sono arrivati gli amici per il mio compleanno. Anche questo è bello. Tanti auguri, felice compleanno, Daniel Tiger. Un grande
grazie al mio amico principe Mercoledì! Buon compleanno a te, Daniel Tiger! Grazie mille, Laina! Ehi, ma il tuo vestito è messo al contrario! Ecco a voi la torta tigre di compleanno! Torta tigre di compleanno! Cos'è successo a questa torta tigre? Si è spappolata tutta. Oh no! Anch'io ci sono rimasto molto male. Ma se quando sei triste fai un giro su te stesso, vedrai che passerà. La torta, sai, si è rovinata, ma non importa, era buona. Se quando sei triste fai un giro su te stesso, vedrai che passerà. Volevo uscire, ma pioveva e così con gli stivali e i pesci ho iniziato a giocar. Se quando sei triste fai un giro su te stesso, vedrai che passerà. Io mi stavo divertendo a dipingere, poi trasformo una macchia in un bel maialin. Se quando sei triste fai un giro su te stesso, vedrai che passerà. E ora Daniel esprime un desiderio e soffia sulla candelina. Evviva! Evviva! Chi vuole un po' di torta? Miau, sembra deliziosa! Evviva la torta! È proprio buona, non è vero? Esatto, ha un gusto veramente regale! Questa torta è dolcissima, anche mangiata al contrario!